Bene, buongiorno a tutti, buongiorno ai gentili consiglieri, sono le ore 9 e quindi ormai ci si può iniziare a registrare. Se volete iniziare a registrarvi avete tempo fino alle ore 9:30. Aspettiamo ancora qualche minuto in modo che così si possano connettere anche altri consiglieri. Ne vedo già 14. Però ne mancano parecchi, quindi aspettiamo un attimo che si connettano anche gli altri, poi a breve inizieremo la commissione bilancio. Intanto buongiorno a tutti.
Bene, buongiorno a tutti. Vedo che si è appena connesso anche il dottor Camarata. Buongiorno. Vedo che è connesso anche l'assessore Conte. Do un buongiorno quindi all'assessore Conte, al dottor Camarata, a tutti i consiglieri comunali presenti. Diamo inizio a questa seconda commissione bilancio. Buongiorno a tutti. Oggi al primo punto abbiamo un unico punto all'ordine del giorno. L'assessore Etini non può essere presente per impegni inderogabili ed è in trattazione la seguente delibera: differimento dei termini di riversamento dell'imposta di soggiorno a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19, che essendo stata segnalata al settore ha carattere di urgenza e verrà portata in consiglio direttamente nel pomeriggio. Passo quindi subito la parola, non so se desidera intervenire l'assessore Conte o il dottor Camarata. Boh, la introduco io Buongiorno e poi assessore, passo. prego lei la parola Buongiorno. quindi. Buongiorno a tutti, buongiorno consiglieri, buona settimana. Allora, la delibera che presentiamo oggi è abbastanza esplicita fin dal titolo, diversamente dalle solite delibere del bilancio. Quindi si tratta del differimento dei termini di riversamento dell'imposta di soggiorno a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19. Si tratta di una delibera molto importante perché, a differenza delle precedenti delibere che abbiamo visto, dove abbiamo posticipo o dichiarazioni o discussioni in consiglio, dove abbiamo visto il posticipo delle scadenze di alcune delle nostre imposte, in questo caso il ritardo, il posticipo era determinato dal fatto di andare incontro alle difficoltà economiche dei soggetti con cui abbiamo a che fare e che devono pagare appunto la Tari, la Cosap o altre, o appunto le multe con il posticipo che abbiamo visto anche di recente. In questo caso, con la delibera, vediamo un differimento con una motivazione che secondo me risulta estremamente strategica e che forse rappresenta la principale riflessione che dovremmo avviare, una delle principali riflessioni che dovremmo arrivare a avviare a livello locale, ma anche a livello nazionale, ovvero andare incontro ai bisogni delle aziende non soltanto dal punto di vista economico, come abbiamo visto con Cosap o altre, ma come vediamo in questo caso anche con un'attenzione maggiore alla vita delle attività di impresa e quindi alla semplificazione della loro attività. E questo per me rappresenta un elemento molto importante su cui dovremo discutere molto nei prossimi mesi, perché tutti vedono la necessità, e io concordo, di andare incontro aiutando economicamente. Però se vogliamo far ripartire l'economia, se vogliamo sostenere le imprese del territorio, occorre anche semplificare loro la vita, che è una strategia, tra le altre, degli anni passati del mondo della pubblica amministrazione, ma oggi diventa una strategia fondamentale, una delle principali leve, perché non mette in gioco risorse che sono scarse, ma aiuta a lavorare meglio su un altro, non mette in gioco risorse economiche che sono scarse, ma mette in gioco un'altra risorsa, che è quella del tempo, che è altrettanto strategica e importante. Tutti dicono che gli interventi a favore delle imprese devono essere veloci, che la politica deve essere sempre più veloce e sempre più rapida. Se lavoriamo sul tema della semplificazione, ecco, questa è di sicuro una delle leve strategiche più importanti per una politica industriale di sviluppo della nostra comunità, del nostro territorio, delle nostre imprese. In questo caso, posticipiamo, deferiamo i temi di riversamento dell'imposta di soggiorno. Rappresenta un intervento comunque molto diffuso a livello nazionale, altri comuni lo stanno sviluppando, lo hanno già sviluppato. E rientra comunque in termini generali dentro quel pacchetto complessivo che prevede un posticipo delle scadenze. La motivazione che troviamo qui è quella della semplificazione della vita di impresa, dei processi, di andare incontro ai bisogni delle aziende, soprattutto nella gestione delle loro procedure e delle loro attività. E per me questo rappresenta veramente una novità tra le politiche che stiamo sviluppando, perché interviene proprio sul tema della semplificazione. Io mi fermerei qua per questa prima parte dell'introduzione. Molto bene, grazie all'assessore Conte. Non so se il dottor Camarata desidera aggiungere qualcosa, se vuole aggiungere qualcosa a questo intervento. Se così non Sì, fosse, prego, buongiorno buongiorno. dottore. Buongiorno. Buongiorno a voi. Stacco il video così non abbiamo problemi di audio. Ok. Sì, innanzitutto vi ringrazio come sempre per la collaborazione, per la disponibilità all'urgenza. L'urgenza è data dal fatto che la scadenza della prima rata sarebbe data dal 15 aprile. Adesso noi abbiamo già comunicato l'intenzione dell'amministrazione con
abbiamo già diffuso l'intenzione di proporre questa delibera al Consiglio, però comunque prima abbiamo la delibera e così stiamo tranquilli tutti. L'altra particolarità che direi, sì, il fatto che portiamo i versamenti di tre rate, praticamente spostiamo quella del 15 aprile, del 15 luglio e del 15 ottobre, portiamo tutto al 30 novembre. L'unica cosa che abbiamo mantenuto per scelta, questo lo sottolineo in evidenza perché per noi è abbastanza importante, è la dichiarazione, nel senso contestualmente al versamento viene fatta la dichiarazione, che è quella praticamente uno dichiara le presenze, dichiara il gettito che dovrebbe riversarci. Per noi questo è importante perché così riusciamo a verificare e a tenere sotto controllo l'andamento dell'imposta sempre ai fini poi dell'equilibrio del bilancio, nel senso voi sapete che noi oggi a bilancio abbiamo più di 10 milioni di imposte di soggiorno, mentre la stima con l'andamento di oggi sarebbe di qualche milione, però abbiamo comunque bisogno della dichiarazione in modo tale che adegueremo col tempo l'attuale entrata all'andamento dichiarativo. Il tema del versamento non è significativo, anche perché parliamo di cifre abbastanza modeste, parliamo praticamente di 2 mesi di imposte di soggiorno che potrebbero essere 1,5 milioni, massimo 2 milioni, perciò parliamo di cifre veramente poco significative sul bilancio comunale. E no, direi nient'altro. Questo è un vero e proprio rinvio di termine, pertanto di competenza del Consiglio Comunale. Se ci sono poi domande, sono qui. Bene, molte grazie, dottor Cammarata. Apriamo quindi il dibattito. Se c'è qualche consigliere che si desidera registrare per intervenire, prego, me lo faccia sapere in chat. Intanto ricordo a tutti di registrarsi, scrivendo presente, chi non lo dovesse aver ancora fatto, avete tempo fino alle 9:30. Francesco Sassone, prego, consigliere Sassone, lei la parola. Grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno dottor Cammarata e a tutti i consiglieri presenti. Volevo fare una domanda al dottor Cammarata. Leggendo la delibera, se la recupero, fa riferimento a dei riflessi diretti e indiretti della presente sulla situazione economica e finanziaria di questa delibera, poiché è un differimento, volevo comprendere quali sono questi riflessi diretti e indiretti che dice sono già stati valutati nel bilancio di previsione di questa delibera. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliere Sassone. E se ci sono altre domande, prego. Al momento non c'è nessuno, quindi passo la parola al dottor Cammarato, all'assessore Conte, che desidera rispondere. Prego. Sì, noi tutte le volte che una delibera incide sul bilancio, ovviamente riportiamo questa frase. Questa frase incide da che punto di vista? Adesso non tanto della competenza, perché ovviamente la competenza ha un suo giro, chiediamo la dichiarazione, perciò riusciamo a accettarla. Incide ovviamente dal punto di vista della cassa, perché rinvio un pagamento, visto che la cassa fa parte abbiamo un bilancio di cassa, di fatto sto rinviando. È esattamente il tema che avevo indicato prima, cioè non vale granché sul bilancio perché per fortuna non abbiamo problemi di cassa, però ha un riflesso sul bilancio di cassa per questi circa, adesso in questo trimestre sarebbero 2 milioni, poi speriamo tutti che il turismo riprenda, che l'imposta riprenda, perciò magari a fine anno può darsi che 3-4 milioni li abbiamo rinviati, non lo so, però parliamo di cifre, è chiaro, è un impatto modesto sulla cassa, ma l'impatto sulla cassa del comune c'è, non è che si possa dire che non c'è, sarebbe un falso dire il contrario. Bene, grazie dottor Cammarata. Altri consiglieri che desiderano intervenire? Ricordo che, essendo stata segnalata al settore, questa delibera a carattere di urgenza verrà portata in consiglio direttamente oggi pomeriggio. Quindi, se c'è qualche consigliere che ha qualche domanda, qualche richiesta di chiarimento, prego lo faccia. Il consigliere Colombo si è registrato. Prego, consigliere Colombo, lei ha la parola. Buongiorno. Sì, grazie Presidente. In realtà, più che richieste di chiarimento, una riflessione riguardante questa delibera, in un certo senso anche a partire da questa delibera.
Come ci siamo già detti nella udienza conoscitiva richiesta dal consigliere Errani ed altri la scorsa settimana rispetto agli effetti sul bilancio comunale di questa crisi economica derivante da quella sanitaria, abbiamo compreso appunto in quell'udienza conoscitiva che il bilancio del Comune di Bologna sicuramente dovrà essere rivisitato in maniera profonda per continuare a garantire l'equilibrio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, soprattutto per il venir meno, per ora per cassa, ma è prevedibile anche per competenza, di entrate significative. Dall'altro lato abbiamo anche compreso, per la situazione che ci rappresentavano l'assessore al bilancio, il dottor Cammarata, che un elemento invece, diciamo, di sostenibilità e di robustezza del nostro bilancio, che sicuramente torna utile in questa fase difficile, è che dal punto di vista invece della liquidità della cassa, il Comune di Bologna, a differenza di molti altri enti, non è attualmente in sofferenza. Lo evidenzio perché proprio grazie a questa situazione di bilancio, che non è casuale, la robustezza dal lato della liquidità, ma è frutto della gestione di tutti questi anni, oculata, attenta del bilancio, anche creando quegli avanzi di amministrazione che ad alcuni hanno fatto storcere il naso, ma che con le nuove regole contabili in realtà sono pressoché inevitabili e comunque possono magari garantire anche maggiore, appunto, disponibilità liquida. E proprio grazie a questa situazione di liquidità del nostro ente che ci possiamo poi permettere, io credo, operazioni come queste, nel senso che se avessimo problemi di liquidità, di cassa, faremmo fatica a rinviare l'acquisizione di imposte e tasse comunque dovute da parte dei cittadini e delle imprese. Invece è proprio grazie a una gestione attenta del bilancio e una buona liquidità nelle casse del comune che possiamo riversare questo elemento positivo in favore delle aziende, non rinviando anche di molti mesi i termini di versamento di imposte, o in questo caso di riversamento di imposte in qualità di sostituti. E credo che questo sia da evidenziare, insomma, e sia da evidenziare anche che nei limiti del possibile è un aiuto che noi diamo alle imprese di un settore così colpito come quello turistico e alberghiero. Lo abbiamo sentito la settimana scorsa a viva voce dagli operatori di quel comparto, che sicuramente possono, almeno in piccola parte, non stiamo parlando di cifre enormi, ma è comunque un aiuto, beneficiare in questo momento di qualche disponibilità di cassa in più, se ben capisco, in questo modo, rinviando il termine degli obblighi di versamento in favore del Comune. Nello stesso tempo è importante comunque che invece le dichiarazioni, insomma, possano proseguire in modo da aver comunque presente quali sono gli introiti che ci aspettiamo e poter riformulare il bilancio sulla base di un trend di presenza in città, come dire, noto all'amministrazione, quindi in qualche modo idoneo a calcolare le pur ridottissime entrate che verranno da questa fonte. Però ecco, ci tenevo ad evidenziare questi due aspetti, che qui torna, si riverbera positivamente la situazione buona dal punto di vista della liquidità del nostro ente, e dall'altro lato che anche queste sono nell'immediato, pur in termini solo di cassa e non di competenza, delle misure a favore del tessuto economico della nostra città, in particolare quello turistico e ricettivo così colpito da questa crisi. Ecco. Ci tenevo a avanzare queste due riflessioni, non necessariamente domande. Grazie Presidente. Bene, grazie a lei Consigliere Colombo. Al momento non vedo altri iscritti. Ecco, Consigliere Fattore, prego, a lei la parola. Grazie Presidente. Sono ovviamente pienamente d'accordo con le considerazioni che ha appena fatto il Consigliere Colombo.
sulla situazione del bilancio del Comune di Bologna che ci permette determinate operazioni. Vorrei anche mettere in evidenza, se ho capito bene, che siccome questa delibera parla di un differimento del riversamento dell'imposta di soggiorno, che le imprese alberghiere, insomma, che hanno già incassato e verseranno più avanti. Quindi si tratta, se ho capito bene, sostanzialmente di un finanziamento indiretto, non oneroso, che l'amministrazione comunale fa a queste aziende, potendoselo permettere proprio per grazie alla propria situazione di liquidità, finanziamento indiretto, perché l'imposta di soggiorno sia pur limitata, queste aziende l'hanno già incassata, ma non si chiede di versarla in quelli che sarebbero i termini, ma si differisce addirittura a novembre. Quindi l'importo, come veniva detto, sarà comunque limitato, ma è in ogni caso un finanziamento indiretto che l'amministrazione comunale di Bologna fa a queste aziende, se ho capito bene il meccanismo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Fattori. Chiede di poter intervenire l'assessore Conte. Ovviamente a lei la parola, assessore. Prego. Ringrazio molto gli interventi e ovviamente capite la complessità dove ci stiamo, in cui ci stiamo muovendo in queste settimane. Nello specifico, noi interveniamo, come ho detto nella mia apertura, a differenza di tutti gli altri provvedimenti, in un contesto complessivo di supporto alle imprese, proprio lato semplificazione e per rendere più agevole la vita delle attività di impresa. Non c'è nessun finanziamento, consigliere Fattori, nello specifico che le risorse non sono di proprietà della, non appartengono, scusate, è arrivato Ryan, non appartengono le risorse, sono in nessun modo un finanziamento. Questo non è semplice, scusatemi, mi ha distratto un attimo Ryan. Noi non interveniamo al sostegno delle imprese dal punto di vista della liquidità, non è questo l'obiettivo della nostra delibera. La nostra delibera semplifica la vita delle imprese, non c'è nessun, ed è per questo che è un solo differimento, ma richiediamo invece la notifica delle risorse. Questo per noi è molto importante, la differenza è significativa per noi, perché le risorse, essendo gli albergatori dei sostituti d'imposta, non possono essere utilizzate dagli alberghi stessi, ma sono semplicemente ritardate per semplificare il procedimento. Mi fermerei qua. Bene, grazie assessore. Ridò la parola a questo punto a Roberto Fattori, che chiede di intervenire. Prego, consigliere Fattori. Sì, grazie. Certo che non c'è una erogazione di risorse del comune a queste aziende, ma nel momento in cui a queste aziende viene concesso il differimento del versamento di imposte che sono già state percepite, di fatto è come, cioè, l'amministrazione lascia questa disponibilità finanziaria alle imprese per un tempo più lungo. Quindi in questo senso finanziamento indiretto. Grazie. Grazie a lei, consigliere Fattori. Se altri consiglieri desiderano intervenire, prego. Qualche consigliere che desidera qualche richiesta di chiarimento ulteriore? Scusi, non mi sono prenotata tramite la chat. Consigliera Lama, prego, a lei la parola. Grazie, buongiorno. Scusi Presidente. Non c'è problema, prego. Grazie mille. Volevo chiedere quali sono i mesi di competenza della rata che sarebbe, cioè della scadenza, chiedo scusa, della scadenza che sarebbe attribuita al mese di aprile. Quindi se sono a partire dal mese di gennaio 2020 o anche mesi precedenti. Ringrazio. Relative al 2019. Bene, grazie a lei, consigliera Lama. Scusi, può ripetere la domanda che non l'ho sentita bene? Sì, grazie consigliere, se ripete la domanda gentilmente. Consigliera Lama, se ripete gentilmente la domanda. Grazie. Sì, Presidente. Volevo capire se la scadenza di aprile del versamento della tassa di soggiorno
quanti mesi include, cioè se da gennaio, a partire dal mese di gennaio 2020, o sono inclusi anche, sarebbero stati inclusi, nel caso in cui la delibera venga approvata, anche mesi precedenti al gennaio 2020. Bene, grazie consigliere Lama. Altri consiglieri che desiderano intervenire? Prego, assessore Conte. Perfetto, no, noi parliamo delle nostre... Ciao Mauro, eccolo. Parliamo delle nostre... No, parliamo del bilancio 2020, di conseguenza parliamo delle mensilità relative a questo anno di competenza. Per quanto riguarda i mesi precedenti al gennaio 2020, fanno riferimento a un altro bilancio. Poi eventualmente possiamo parlare di cosa è l'avanzo dell'imposta di soggiorno, che, come dire, è arrivato all'incasso ovviamente alla conclusione del 2019, però la competenza è del 2020. Per precisione. Bene, grazie, do la parola, sì, prego, dottor Camarata. Prego. Grazie, Presidente. Per precisione rispetto alla domanda, i versamenti e le dichiarazioni sono da fare, l'hanno fatto il 15 aprile del mese successivo alla chiusura del trimestre, pertanto al 15 aprile va dichiarato e andava versato il primo trimestre, gennaio, febbraio, marzo, poi al 15 luglio il secondo trimestre, al 15 ottobre il terzo trimestre, mentre l'ultimo trimestre dell'anno viene dichiarato e versato al 15 gennaio dell'anno successivo. Pertanto, comunque, rispetto a questa scadenza 15 aprile, parliamo dei mesi di gennaio, febbraio e marzo, per quello che dico che saranno un paio di milioni, perché l'imposta vale complessivamente circa 10 milioni, mese sono 800 mila euro al mese, sono praticamente due mesi di imposta che fanno 1,6 milioni, e poi marzo varrà ben poco, perciò non dovrebbero neanche per questo trimestre neanche 2 milioni, i prossimi vedremo. Bene, grazie dottor Camarata. Francesco Sassone, prego lei la parola. Grazie Presidente, una domanda che mi ha sollecitato adesso l'assessore Conte, non vorrei che me lo sia perso come dato, a breve andiamo al consultivo, si sa già quant'è l'avanzo sul recuperato pregresso della tassa di soggiorno del 2019? Se sì, ci potete dare questo dato, sempre che non l'abbiate già riferito me lo sia perso, comunque mi è sempre utile. Grazie Presidente. Bene, grazie a lei, consigliere Sassone. Qualche altra domanda da parte dei consiglieri? Non vedo domande da parte dei consiglieri. Qualcuno che vuole intervenire? A questo punto, se nessuno desidera... Rispondo io a... Prego, prego, dottor Camarata. Allora, la situazione, sì, l'imposta 19 ovviamente già accertata in via definitiva e confluita nel consuntivo 19, c'è un piccolo avanzo dell'imposta di soggiorno, però non è ancora stato comunicato, nel senso ovviamente il dato è già definitivo, il bilancio va, il consuntivo va in giunta domani, perciò ovviamente tutti i dati ormai sono già certi e definitivi, direi ovviamente già alla prossima commissione, adesso perché il bilancio va in giunta domani e c'è anche l'avanzo dell'imposta di soggiorno, così a memoria se non ricordo, una cifra comunque non estremamente significativa, e dopo in commissione andrà probabilmente, non penso nel mese prossimo, forse ci vuole del 20 immagino. Bene, e qualche altro consigliere che vuole intervenire? Mi sembra che nessuno voglia intervenire, non so se l'assessore Conte desidera ancora aggiungere qualcosa. No, ringrazio della disponibilità e okay. Ci vediamo oggi pomeriggio in consiglio per la votazione, grazie per i tempi come sempre. Perfetto, grazie a lei assessore Conte, grazie al dottor Camarata, quindi essendo stata segnalata dai settori l'urgenza, come dicevo precedentemente, come ha ricordato adesso l'assessore Conte, questa delibera verrà portata oggi in Consiglio Comunale, e quindi a questo punto
considero trattata, dichiaro trattata e licenziata per lavori del Consiglio la delibera iscritta ai lavori odierni. E concludo la commissione bilancio alle ore 9 e 35 minuti. Ringrazio tutti gli intervenuti, i consiglieri comunali, l'assessore Conte e il dottor Cammarata. Grazie a tutti e buona giornata.